sia ipse facto, come in latino, come dice lui, vero, perché l'ha scritto lui. Io racconto questa cosa, non appena avrete la laurea in informatica, voi siete intitolati, se ve lo vorrete, a prendere la licenza dall'animatore senza fare esame. Cioè, dovete poi spendere 5 euro l'anno di tassa per mantenere la licenza. Ma più che per trasmettere, se volete, può essere divertente usare meccanismi per parlare direttamente con l'Europa, ma uno dice abbiamo la rete, va bene, però potete sentire le radio messe a disposizione dagli altri paesi per darci le notizie, oppure anche potete vivere in diretta, come mi è successo, i fenomeni del jamming, delle jamming significa disturbo fatto ad arte da parte di alcune emittenti a danni di altri, per esempio perché non venissero. Perché, per esempio, all'epoca dell'invasione, chiamiamola così, dell'Iraq, ci fosse solo una voce e venissero tutte le altre. Quindi potete farvi un... Comunque, quello che vi auguro è di avere sempre tanti canali, poi decidete voi quale seguire, però tenete tanti canali aperti. Chiunque può dare le notizie e può darle a chi vuole, può darle prima uno poi l'altro. Se detiene le notizie che sono coperte dal segreto di Stato, non ce l'hanno né i giornali da un lato né i giornali dall'altro, no? E chissà che cosa c'è dentro. Nella non trasparenza, uno è portato a pensare male, forse sbaglio, ma uno è portato a pensare male. Se non c'è nulla da nascondere, perché nasconderlo? Non vedo un... Comunque in un certo senso è vero che non racconta nulla che non fosse già noto, detto, solo che adesso si vede. Tra l'altro, le notizie che sono riportate non sono top secret, sono solo quelle classificate riservate. Quindi, centinaia di migliaia di funzionari americani sparsi per il pianeta, le diceva, non è una cosa, solo il presidente aveva accesso a questa informazione. Quindi rimane un po'. E l'altro fatto è che se fosse veramente una bufala, non ti è diventato altro, immediatamente le amministrazioni interessate, in particolare quelle americane, l'avrebbe bollato come tale, non si sarebbe preoccupata di controllare, e prima della pubblicazione addirittura mi ha dato fuori il despaccio dicendo state attenti che stanno arrivando notizie. Non ho detto passo, stanno arrivando notizie, almeno per quello che mi riguarda, per quello che ho sentito io, magari anch'io non ho sentito che ne... Ok? Chiudiamo questo e ricarico l'altro perché a chi vuole anche a casa torni alla parte. Abbiamo ancora 2 minuti, se avete altre notizie o volete commentare ancora queste. Purtroppo temo che la riforma dell'università venga approvata, perché adesso passa al Senato e al Senato l'attuale maggioranza, anche senza Future Libertà, ha numeri per farla sola. Vediamo cosa succederà. Certo è che le appare curioso che si cita l'università pubblica di non essere efficiente, vieni per sprecare denaro, non essere al pari tra le cose. Perfetto.
e si pone a obiettivo l'università privata, privatizziamo, mettiamo i privati. Ora, perché l'università di Bologna è 200 e Bocconi, Cattolica, sono tutte dopo? Curioso, no? Noi siamo pubblica, non siamo... La prima università italiana nella classifica è pubblica. Allora, è veramente così? Magari ci saranno anche quelle estremamente scadenti. La San Pio V, che è stata costruita di fretta e furia, non ha 930 anni di esperienza. Poi non ho ancora letto, l'ho letto, voi l'avete letto, che cosa rispetto alle università telematiche, rispetto alla CEPU, che cosa dice? Perché girano voci che vengano elevati al rango di università come le altre. È per la qualità? Se è vero, nutro dei forti dubbi. La qualità del servizio è alta, si paga e si viene nella laurea, questo punto di vista. Quale servizio? Chi non vuole studiare, chi vuole un titolo legale, deve andare a San Marino, allora, o andare a prendere l'abilitazione da avvocato in Calabria. Perché là è più facile. No? Se il servizio è il tappeto rosso, io avevo una volta provocatoriamente proposto la laurea di iscrizione. Chiunque fosse in grado di compilare il modulo di iscrizione all'università correttamente, lo chiamiamo laureato. Così evitiamo tutti i guai di contare quanti laureati abbiamo, ne facciamo tanti. Se quello è il fine, otteniamo tanti bei finanziamenti per l'università. Magari possiamo anche graduare i titoli a seconda di quanto ci danno. Posto che sia visibilmente diverso dal titolo di chi ha studiato per 8 anni, possiamo dare titoli altisonanti. Non lo so, possiamo anche fare una convenzione col Vaticano se ci danno proprio un finanziamento alto per chiamarlo Dio. Non lo so. Chi è Dio? No? Però è quella l'università, è collezionare pezzi di carta, anche l'industria di carta igienica collezionano pezzi di carta, no? Non è questo lo scopo. Infatti quello che vi racconto sempre per gli altri sistemi operativi è che il pezzo di carta che prenderete non è ciò che ha valore, ma è l'effetto collaterale di ciò che ha valore, che è la vostra conoscenza. E vi racconto sempre che stare qui ad andare in giro invece che venire a lezione, non andare alle manifestazioni che recriminano i vostri diritti, anche se siete in corso fate bene, se avete delle cose da proteggere. Infatti lo dico anche ai miei figli: ti va bene, sei contrario alla protesta perché le tue idee dicono che la protesta è sbagliata, vai in aula e rompi i picchetti se ci sono picchetti, condividi le ragioni delle proteste, esci dall'aula e vai in piazza. Uscire dall'aula e andare a casa o dormire la mattina è sbagliato, cioè scegli o sei d'accordo o non sei d'accordo, ma prenderlo come punto di comodità no. E secondo me il punto di comodità di chi si va a prendere una manganellata della polizia non penso che sia una situazione ideale. Non so se voi la mattina ci sarà anche qualche masochista nel mezzo, non lo so, ma io penso che sia una minoranza che non fa la differenza, no? Comunque, vi dicevo, è l'effetto collaterale il titolo che prendete e siete voi a fare il titolo, perché non pensiate che, infatti anche oggi si dice che in Italia capita che sia più difficile trovare un posto di lavoro con una laurea che senza. Perché? Perché se prendete una laurea e avete una laurea presa per sfinimento dei docenti negli anni, non avete fatto gli esami per imparare ma li avete fatti come la raccolta punti alla COP, che avete messo i crediti, uno può pensare che siano bollini, allora a quel punto è ovvio che non troverete lavoro, ma io non ve lo darei se fossi il vostro datore di lavoro, no? Ok, scusate questa posizione personalissima, che siete liberissimi di non condividere e
questo non, ovviamente non, non provoca nessuna variazione nella valutazione che avrò di voi sarà esclusivamente su quanto sapete i sistemi operativi. Ok, dove della mattina che mi sono stati detti o ieri sera o stamattina, se le code devono essere esplicite e implicite quanto fanno quando si risolve un esercizio sul monitor, dipende. Se quello che vi interessa è solo una sincronizzazione FIFO, quindi non avete passaggio di dati, ma dovete solo dire ci sono tanti processi che aspettano che avvenga questo e quando avviene questo si devono svegliare in ordine FIFO, non c'è bisogno di coda, basta che mandiate la signal viene presa prima in coda. Se però delle due una l'ordine non è FIFO, oppure anche se l'ordine FIFO non è una mera sincronizzazione, dovete trasportare dei dati, i dati non si mettono dentro la variabile condition, quindi da qualche parte la coda la dovete fare. Ok? Poi mi ricordo che ieri sera qualcuno è venuto alla cattedra a farmi un'altra domanda che ho detto questo lo dovrei rispondere domattina. Chi era ieri sera a fine ora che mi ha fatto una domanda? Boh. Lei? No. Boh. Io durante l'intervallo mi avevo chiesto un esercizio, non so se... Lei mi aveva chiesto l'esercizio che sì. Era quello del... Quale? Il giocatore di dadi. Allora, facciamo la... Lei ha il giocatore di dadi, che è questo. Ok, altri esercizi. Avete, prima di tutto, vediamo di risolvere le domande teoriche. Cioè, quando andate a fare l'esercizio, avete delle difficoltà strutturali, cioè quella cosa proprio non l'ho afferrata, mi pianto quando c'è questa situazione. Poi andiamo sugli esercizi specifici. Allora mi dica la domanda specifica. E parli un po' forte in modo che la sentano tutti. Come ho scritto, posso tirare il monitor, possiamo da fare più chiamate wait. Alla prima sigla viene svegliata la prima wait o l'ultima di quelle che sono state chiamate. Allora, sei sulla stessa, lui chiede, mi viene da fare più wait all'interno di una funzione? Sì, all'interno di una funzione wait. Quando faccio la signal, quale viene risvegliata? Quella dove è fermo il processo. Quando voi fate una wait, quel processo fa istruzione dopo istruzione, quando inciampa nella wait si blocca. E qui però la sua domanda nasconde un problema più grosso. Procedure entry qualcosa. If wait, if wait. Questo è da evitare per quanto possibile. Ora, non ci sono verità assolute quando si fa programmazione a concorrente, caso per caso dovete vedere, ma questo fa mettere più wait in sequenza, vi assicuro che vi complica la vita in un modo enorme. Perché? Pensate che cosa significa una variabile condizione. La variabile condizione significa aspetto che una condizione sia verificata. Ora, se in questo punto voi siete certi che la condizione che avete specificato lì è vera, tornandovi a fermare, quando vi risvegliate dalla seconda condizione avete che la seconda è vera, ma nessuno vi può garantire che la prima non sia stata invalidata. Ok? Quindi vi complicate molto la vita perché dovete andare a considerare un sacco di casi
di interazione che vi possono dar fastidio. Se invece avete, riuscite, la cosa migliore è dire quando questo processo deve svegliarsi, deve bloccarsi o quando deve andare avanti. E delle due, fate una bella condizione composta che prenda, tenga conto di tutti i casi in cui si deve fermare, e in tal caso si ferma, in modo che quando lo risvegliate ad arte e gli garantite che contemporaneamente tutta la condizione sia verificata. Ok? Prego. Aveva una domanda anche lei. Sì. Arrivo subito dopo. Io volevo chiedere, quando effettuiamo una signal, dobbiamo anche considerare che il processo si interrompe e va nell'urgent stack? Oppure possiamo ipotizzare che questo comunque, se non ha nessuna wait, dopo continui la sua esecuzione? Quando un processo fa una signal, continua sempre dopo che gli altri hanno fatto l'elaborazione. Quindi dopo aver fatto una signal, voi siete certi che quello prosegua? Non avete nessun caso in cui dopo aver fatto la signal si possa bloccare, anzi, prosegue prima che ogni altro processo possa entrare dall'esterno nel modulo, nel monitor. Solo quelli che erano su una wait, e quindi il numero finito per definizione, possono essere in esecuzione, entrare in esecuzione dopo che avete fatto la signal. Quello che non sapete più è se dopo quella signal la condizione che avete segnalato è ancora vera. Quello non lo sapete, perché dipende da quello che fanno gli altri processi dopo essere stati risvegliati da wait. Se fanno delle variazioni ai dati e invalidano la signal, invalidano la condizione, può darsi che dopo sia invalida. La vedo perplessa. Cosa la perprime? Se era lui prima, andiamo con ordine. Durante un esercizio mi è capitato che dovessi mandare una signal, però ho messo delle if per fare un controllo se fosse necessario mandare la signal, perché in alcuni casi avrei potuto mandarla a vuoto. E parlando con altri miei colleghi ci siamo domandati se fosse doveroso mettere un controllo alla signal, perché a volte andrebbe fatta a vuoto. Non è peccato, ma non serve. Quindi se la volete mettere per chiarezza potete metterla, ma se il problema è che talvolta va a vuoto, potete mandarla a vuoto, il modello lo prevede e non è un problema anche mandarla a vuoto. D'altronde, arrivo in aula e chiedo: avete dei dubbi? È una signal, sono pronto a rispondere. Siete tutti bravissimi, avete capito tutti? Andiamo a fare un bel giretto e abbiamo finito la lezione, no? La signal serve per dire c'è questa condizione vera, non interessa a nessuno, non è un problema, ok? Ah, lassù. Viene ritornata la variabile dopo una signal, cioè il lettore ritorna la variabile dopo che fa una signal, cioè in quel caso rimane il registro, continuare il registro e viene modificato in parte del codice di controllo. Infatti, se lei guarda quel codice, secondo me quel codice sta parlando del buffer limitato. Sì. Comunque è uguale anche il codice, se volete, del produttore consumatore. Sì, c'è una variabile locale all'interno e c'è se il buffer è vuoto, lo scrivo così, e ovviamente questa sarà una condizione scritta, che è not empty punto wait. In questo punto viene copiato il valore di un elemento del buffer in L
e quindi viene tirato fuori dal gioco. Se anche lei dopo qua giustamente dice not full punto signal, questo not full può correttamente far riempire quell'elemento del buffer che qui era stato letto, ma qua ormai se l'è salvato in L e quindi non genera guai alla coerenza dei alla coerenza del risultato, alla coerenza della soluzione, ok? No, cioè non capivo i momenti qui è vero che può far partire un altro produttore, può far partire in questo caso può far partire uno, quindi se fosse il produttore consumatore con un solo elemento rimetterebbe un dato dove questo l'ha letto, ma non importa perché il ricevente riceve L, ok? Ci sono altre domande? L'ho chiesto un'esercizio la volta scorsa. Ok, adesso dopo passiamo, prima risolviamo i dubbi strutturali, poi adesso andiamo sugli esercizi specifici. Allora, facciamo la chiamata agli esercizi. Gli esercizi che vi vengono o non vi vengono, che vorreste, su cui vorreste discutere. Lei mi aveva l'anno volta scorsa? Era una dimostrazione perché andava in messo. Era l'esercizio del 5 luglio 2006. Dire perché era soggetto a starvation e risolvere la starvation. Esercizio numero primo. Il primo esercizio numero uno. Poi vediamo gli altri che... Esercizio 1, 4 novembre 2005. No, chi ha parlato? Dica. 2003, 08, esercizio? 3. E quindi che cos'è? Un monitor, un test set? Semaforo. Semafori. 2010, 01, 13, esercizio 3, che aveva fatto i due punti, era quello del campo reale immaginario, non l'ha fatto il primo punto, c'era la test set. Poi 2009, 14, 1. No. Il 3 però con il nostro studiante c'era lei che lei aveva chiesto uno? Ok, altre vabbè, esercizio 1 del 22 luglio 2010. Allora tutti gli esercizi 1 sono dei monitor? Sì. Allora, pagina web mettendo i compiti in ordine inverso, che sarebbe più comodo. Vabbè, non lo metto da altro direttore, ma quando un momento lo faccio. Allora, quali erano quelli sospesi che avete detto? Questo 3, qual era quello che lei ha detto che era in sospeso? No, io non ero in sospeso, mio era. Chi è che avete detto un in sospeso? Da 8 sospeso.
Andiamo a vedere. Non avevamo risolto quello del campo complesso. Ma c'è una realtà più prima. C'è il punto prima. Una volta completa. Qual è che manca dell'esercizio 3? L'uno. 3 è questo? Non avevamo fatto tutto? No, anche la prima. La prima, il punto di più. L'avete provato a fare? Si riesce a fare o non si riesce a fare? No. Chi ha votato per il no, alzi la mano. Chi ha votato per il sì che si riesce a fare? Dato che il partito è 13 gennaio 2010. Il suo problema è che non riesce a leggere perché è troppo corto il cavo. Se è troppo corto il cavo non riesce a leggere, deve risolvere il problema. Ha però una fresca. Cerchiamo, abbiamo studiato una tecnica. No, il problema è che questa anche lunedì è stata comodissima. Questa è una ciabatta che ho tanti, 6 prese in poco spazio, quindi la porto con me. E di solito nelle sale convegni ci sono poche prese, allora anche nelle aule. Allora solo che la sua precedente compagna è stata distrutta in una conferenza internazionale da un collega tedesco perché i pin delle spine tedesche hanno un diametro maggiore di quelle delle spine italiane o europee. Ok, allora nessuno ha votato sul sì o sul no. Allora qui ne abbiamo 3 di variabili. Cosa fa questa funzione? Ditemelo voi, perché io lo so cosa fa. Cosa fa? A seconda abbiamo 2 casi. Se mi rendono da 0, mi rendono da 1. Ok? O tutti i valori vengono spostati a sinistra, se andate a sinistra tutti i valori vengono spostati a destra. Praticamente campo per campo sono 3 elementi, o si fa una shift a sinistra o una shift a destra. Avete A, B, C. Questo è un caso. Scusate, così. E questo è l'altro, no? Come vedete? E secondo voi con una cosa del genere si può fare test and set? No. O simili? No. Perché se casuale posso sovrascrivere dei valori, a meno che, cioè, non sapendo come vengono sovrascritti. Questa volta ne abbiamo 3. Una fra queste la dobbiamo scegliere, anche 2 se necessario, come variabili globali. Però dobbiamo da qualche parte avere un... Globali e locali devono essere separate, quindi una o 2 variabili deve mantenersi lo stato, e se sono 2 variabili vorrà dire che lo stato sarà dato da una porzione del prodotto cartesiano dei valori. Avete e le altre, l'altra o le altre devono essere quelle locali. Cose importanti, locali e globali devono essere disgiunte, quindi o 2 1 1 2. Non è che possiamo dire questa è mezza locale e mezza globale. Ok? Non mi viene in mente nulla?
qualche trovata geniale per risolvere il problema? Se è possibile risolverlo? Cioè, magari sapendo che comunque quelle che non vengono, cioè in un caso vengono sovrascritte e nell'altro no, tenere ad esempio o A o C come globale. Lei dice o A o C come globale. Potrebbe essere un ragionamento. A o C come globale. Ciò significa che lei ha un caso in cui è diverso dall'idea che avevo in mente io, però deve tenere conto che c'è un caso in cui quella variabile globale non viene modificata. Nel caso non venga modificata, basta riconoscere il fatto che non è stata modificata e sì, e ripete l'operazione. Statisticamente funzionerà, perché se è random, è veramente random, prima o poi farà l'altro caso. Ok? Quindi il vostro collega dice: consideriamo A o C come variabile globale. A questo punto poniamo, senza perdita di generalità, scegliere A. Se scegliamo C, la soluzione ce la trova. A. Allora, no, però il problema è che qui per questa dobbiamo scegliere, per usare A come globale dobbiamo usare questa. Ok? Facendo così lei ha che il valore di A viene sovrascritto il valore di B, però secondo me non torna, perché non ha nulla che le dia qual era il valore prima di A. Ok? Vi ricordate, avete due? Provate a pensare a qualcos'altro allora. Non è chiaro il ragionamento? No, stavo pensando, non può essere B quella globale e A e C delle locali. Proviamo a pensare alla B globale e le A e C come locali. Cosa succede? Che B sicuramente viene salvato qui un passaggio, però B è sicuramente sovrascritto. Sì. Con il valore di A o il valore di B? Di C. Di C, scusa. Che però potrebbero coincidere. Potrebbero coincidere, sì. Probabilmente dopo non verrà sovrascritto nuovamente. Si perde il valore di B? No. In un caso va in A, nell'altro va in C, ma da qualche parte va. E allora? Potrebbe funzionare. E quindi tu, allora poniamo che la globale, ok, sia inizialmente 0. Allora io scrivo L1 uguale L2 uguale 1. E poi faccio, come cavolo si chiamava questa funzione? F1? F. F. E poi chiamo F L1 G L2. A questo punto, cosa succede se la globale è 1 e che cosa succede se la globale è 0? Se la globale è 1, quanto varranno L1 e L2? 1. E se la globale è 0? Uno dei due sarà 0, ma sono due variabili locali. Quindi posso controllare, anche se controllo prima uno poi l'altra, sono già fuori dal gioco. Quindi a questo punto while L1 è uguale uguale a 1 and L2 è uguale uguale a 1. Questo continua a ciclare quando sono tutte e due uguali a 1. Il primo che entra
metterà il valore a 0 o in L1 o in L2, non sappiamo quale, non ce ne importa niente. Sappiamo che in una delle due finirà 1-0. E a quel punto esco. Ok? Allora, ne parlavo stamattina con mia moglie, che dicevo, loro fanno gli esami il giorno del compito, ma queste lezioni sono gli esami per me. Vediamo se vi commuovete oggi. Questo l'ho fatto bene. Esercizio 3 nel 13-1-2010. Ok. Va bene. Allora, quale andiamo dopo? Come si fa a fare un'elezione democratica? Come era quel monitor del casinò? Qual era? Il secondo. Andiamo a vedere il monitor del casinò. Secondo me ha una... C'è una... Allora, che data è? 'Pronto'. In una casa di gioco si trova un tavolo con 5 sedie. I giocatori sono dotati di un capitale iniziale. Il giocatore attende il suo turno per sedersi. Ed lancia un dato. Chi ottiene il valore più alto rientra la posta in gioco, un'unità per giocatore. Tutti gli altri perdono la loro posta. Se in più il giocatore tiene un valore più alto, allora tutti i giocatori perdono la posta. Una volta finito il round, i giocatori lasciano il tavolo. Se hanno ancora capitale disponibile, si rimettono in coda per giocare un nuovo round. Ok? Allora, praticamente ogni giocatore attende il suo turno per sedersi al tavolo, lancia un dato, il valore più alto vince la posta in gioco, tutti gli altri perdono. Allora, il mi siedo è qualcosa tipo un rendezvous. Tutti i giocatori devono aspettarsi per poter giocare. Poi gioca, deve verificare chi deve determinare chi vince e chi perde,
e mi alzo a me, secondo me manca qualcosa in questo esercizio. Ah, quando 5 abbiamo il numero dei giocatori. Sì, quindi un massimo di 5. Il problema è quando il primo giocatore perde tutto il capitale. Il primo che si rovina col gioco d'azzardo, che è una cavolata tremenda, a quel punto si alza. Se il monitor non sa quanto è il capitale, non può sapere se il giocatore si alza per l'ultima volta perché non ha più soldi, oppure se si alza e dopo si risiederà. E quindi mi pare che qua manchi qualcosa. Ho capito male la cosa, io chi ottiene il valore più alto vince la posta in gioco, tutti gli altri perdono la loro posta. Se più di un giocatore ottiene il valore più in alto, allora tutti i giocatori perdono. I giocatori lasciano il tavolo e se hanno ancora capitale disponibile si rimettono in coda per giocare un nuovo round. La mia alzo dovrebbe verificare che ci sia ancora il capitale. Ma come fa a verificarlo? Ma basta chiamare mi siedo, cioè mi siedo è la funzione che io chiamo quando arrivo e se c'è una gente davanti a me mi metto in coda. Allora tutte le volte che ho finito, cioè che ho fatto il mio tiro di dado, no, forse chiamo mi siedo, che vuol dire che mi metto in coda se il capitale è maggiore di zero. No, adesso ho capito il problema. E non c'è scritto, si ipotizza che si possa giocare sempre solo in 5. Ecco dov'è il problema, sempre solo in 5, non è che ci siano 5 processi, ci sono tanti processi, 5 per volta, e quindi ogni processo si arriva il primo processo, arriva il secondo, il terzo, il quarto e stanno fermi. Finché non arriva il 5 non si comincia a giocare. Arriva il quinto, quei 5 giocano fino a quando uno dei 5 non ha perso tutto il capitale. Ok? Una volta che mi dice che quando finisce un round si alzano. Si alzano e allora arrivano quelli in coda e continuano a giocare, solo che quelli che... Allora semplicemente è una sincronizzazione a barriera di 5 all'inizio e una sincronizzazione a barriera di 5 alla fine, cioè non dovete ammettere che nessuno si sieda fino a quando il tavolo non è stato liberato, perché sennò uno potrebbe barare al gioco e giocare più volte. No? Non mi pare molto... Qualcuno ha provato a farlo questo? Prego, vediamo. Questo indica anche la non mi prendo mai il intero, ho scherzato a metà per che arrivo il mondo. Finisco dicendo questo. Questo è quello che succede il giorno della prova, cioè si discute il testo, deve essere chiaro a tutti la scena, che qual è il problema da risolvere, e solo dopo tutti vi mettete a risolverlo. Ok? Allora, proviamo. Sì. Non deve essere in un'altra che gioca se non ci sono 5 persone al tavolo, oppure bisogna fermarsi durante la sessione gioca e aspettare che tutti abbiano giocato prima di uscire forza. Allora, da lì non è stato detto nella
nella specifica del problema, o ci mettiamo d'accordo durante prima del test, prima dello svolgimento, oppure dato quel test potete fermarvi o nella misedo o nella gioca. Certo è che la gioca, fino a quando non ha tutte le puntate, non può dare risposta, no? Perché loro parlavano di calcare di più il gesso, non parlavano di ampiezza del fonte, cioè volevano il grassetto ma non il fonte grande. Se continuate così facciamo il CDL, eh? Sono dei dati da salvare o non ci sono dei dati da salvare? Sono da salvare ma non in una coda. Posso anche utilizzare delle variabili, quanto so che ci sono sempre 5 processi all'interno del mondo. Quindi abbiamo i dati da salvare, qui la parte di comunicazione è relativa al valore del dado. Ma siccome sono 5, mi basta fare un vettore. Ok? Queste sono le due variabili per fare le sincronizzazioni. Sì. Questa è una variabile intera K che uso per accedere al vettore per salvare il valore dei dati, questa è un'altra variabile intera che serve per fare il gioco. Sta scrivendo. Viene decrementata già, perché è già entrato, quindi viene tolto un posto. Sì.
E se qualora non lo fosse? C'è la corrispondente weight della giocca e poi dopo chi vuole entrare nel monitor viene messo in attesa, quando un po' quando si liberano i posti lanceranno una sigla e quindi si riparte e si possono sedere. Avevo messo anche la gestione della coda, cioè metti in coda il giocatore cavo, però ho pensato che non servisse. A questo punto volevo chiedere, ma in questo caso qui non è che se ci sono soltanto 5 giocatori e non arriva più nessuno non effettuerà mai la signal? Andiamo avanti, poi vediamo tutto in corto. Non è il solo problema, credo, è uno dei problemi più veri. Che se sono soltanto 5 giocatori, questo è più soltanto con questo principale, poi confronto, soltanto se ne arriva un sesto, che da solo. Con i a quanti bid del processo apparteneva.
quindi se c'è un condizionatore la funzione mi avrebbe restituito, giocano tutti in unità, quindi pensavo che restituisce 4, che si va a sommare al capitale del vincitore. Altrimenti, quindi se c'è un vincitore, oppure se non ha vinto, oppure c'è, se una squadra che massimo non appartiene al mio vinto, quindi al mio processo. Stare sotto la parte bassa, quanto è lunga? Anche sotto lì, sotto la giovane di sedo, parte da quell'altezza lì laggiù. Allora, commenti da parte vostra, prima di tutto. Il suo collega diceva questo aspetto è il sesto per partire, non il quinto, perché tra l'altro parte dal valore 5, quindi la prima volta c'è il meno e si siede, vabbè, a parte la funzione siedi che non era richiesta, cioè è chiaro che quindi c'è il primo entra, il secondo entra, il terzo entra, quindi J diventa 5, 4, 3, 2, 1, direi che ne lascia, tra l'altro dovrebbe lasciare sedere 6, arriva il primo è 5 e si siede, il secondo è 4, il terzo è 3, poi 2, poi 1, poi no, 0 si ferma e manda la pochetta pronta al punto segno che potrebbe anche andare per tutto perché nessuno le garantisce che dopo la misedo siano andati tutti a prendersi un caffè prima di chiamare la gioca. Avete un final progress, nessuno vi dice che immediatamente dopo chiama quella, quindi è pericoloso quella signal lì, perché conga che tutti 5 hanno fatto tutto questo, ok? E a quel punto sono tutti 5 in attesa di chiamare quella, ok? Il problema è il primo è qua e si blocca, il secondo è qua e si blocca, il terzo perché qui contatto è K e giustamente li avete messi tutti qua in queste condizioni tranne l'ultimo. L'ultimo cerca il massimo, calcola il vincitore per l'ultimo e gli altri quattro dove sono? Sono fermi.
l'ultimo esce e dice al primo in attesa di entrare, mentre gli altri stanno ancora decidendo chi ha vinto. Ok? Cioè, dovete separare le sincronizzazioni. L'errore fondamentale di questo esercizio è non aver messo, non aver legato le condizioni a qualcosa di tangibile, probabile, di... Qualcun altro ha provato a fare questo esercizio in maniera indipendente a un'altra soluzione? Tra l'altro, notate alcune particolarità. Se quando il processo si mette a sedere, si vuole mettere a sedere, è disponibile il posto, viene incrementato l'indice J. Se invece è in attesa, l'indice J non viene decrementato. Ok. Poi, ancora, qui state segnalando che c'è un posto disponibile, ma il numero di posti disponibili è J. Quindi prima dovete dire il posto disponibile e poi fare la sigla. Perché qui prima dichiarate che blocca, perché sennò quello che fa la sigla, se si risvegliasse, deve controllare quanti sono disponibili e troverebbe un valore sbagliato. Infatti qui lo incrementa e qua la corrispondente weight non lo decrementa se c'è qualcuno a disposizione. Non rispetto allo schema, prima controlliamo se possiamo fare la cosa, facciamo la cosa e risvegliamo chi deve essere risvegliato con lo stato cambiato. E questo ricrea forti complessità e dopo andare a verificare se funzionerà o non funzionerà. Scusi, quindi, al posto del, diciamo, funzione 16 avrebbe dovuto chiamare la procedura anche Joker comunque. No, l'ha chiamata una procedura anche dall'altra. Da dove? La chiama già il chiamante. Mm-hmm. Sì. Le procedure entry non le chiamate voi una con l'altra. Io mi trovo in difficoltà a tentare di modificarlo per tirare fuori un esercizio che funzioni. Perché andiamo a vedere quello, come lo vogliamo strutturare. Io nella mia mente ve l'ho strutturato così. Ci sono i 5 processi, arrivano n processi. Nella 16 la cosa che dobbiamo fare è fare semplicemente un controllo barriera. Finché sono meno di 5 non li lasciamo passare. Quando sono 5 ne facciamo passare 5 alla volta. Ok? E quindi ci vorrà un contatore, arriva il primo e dice non siamo ancora in 5, arriva il secondo non siamo ancora in 5, arriva il quinto, dice siamo in 5 e quindi ce ne sono 4 in attesa, fa partire gli altri 4 che sono in attesa. Tutti gli altri che arriveranno dopo, ok, si metteranno lì in attesa di dire sono già in 5. Quindi non decrementiamo questo contatore, cioè se abbiamo un numero giocatori al tavolo, quindi la ok entra, quando è che può entrare? Può entrare se il numero di giocatori in attesa è maggiore o uguale a 5 e il numero di giocatori al tavolo, se volete, è 0, è 0 per il primo. Proviamo a darne una oppure è sempre 0. Cosa? Dovrebbe essere sempre 0. Perché tanto se abbiamo detto che quando
quando chiamiamo la gioca, giocano e poi comunque si alzano tutti dal tavolo, a quel punto i 5 giocatori si possono sempre sedere. Se ne possono sedere. Poniamo che non ce ne siano dei giocatori, perché ce ne sono, ce ne erano 5. Hanno giocato, hanno finito i capitali, se ne sono andati, chiude la serie casinò. La mattina dopo si ricomincia e ancora una volta bisogna aspettare il primo, il secondo, il terzo, il quarto e solo al quinto si può partire, quindi se non ce ne sono 5 in attesa. Quindi è come una semplice sincronizzazione a barriera di mettere 5 alla volta. Qui invece 5 alla volta, però bisogna aspettare anche un'altra condizione, che il tavolo sia libero. Ci mettiamo una booleana? Sì, volevo tentare di dare la rappresentazione più pulita possibile. Allora, comunque, l'idea è, c'è una condizione da aspettare. Quando la condizione è verificata, gli facciamo entrare 5 alla volta. Poi giocare, qui forse è la cosa più queste sono, sappiamo che ce ne sono 5. Qui ognuno deve fermarsi tranne l'ultimo, che qui si poteva fare, ok, ma solo una cosa di ottimizzazione, una funzione che trova il vincitore e dà meno uno se non c'è nessun vincitore, e quindi a quel punto tutti confrontano, sono i vincitori, tutti. Il primo che esce lo dà a se stesso. Qui quello che manca è un che confronta punto signal dopo un ok confronta punto signal che dica agli altri non lì, qui, perché il primo deve essere il primo, arrivano in 5, il primo gioca fermo, non possiamo scegliere niente, il secondo gioca fermo, non puoi scegliere niente, quando gioca il quinto trova il vincitore ed è lui a risvegliare gli altri 4, ognuno dei quali dice sono il vincitore o no e dà la ricompensa a ognuno. Tra l'altro a questo punto abbiamo di bello che il vettore è stabile, perché per poter cambiare i valori del vettore devono aver ricominciato da capo, e quindi possiamo risvegliare, ognuno può addirittura scegliere autonomamente sulla base dei valori del vettore, perché tutti leggeranno gli stessi 5 valori, ok? Quindi qua manca la sigla, adesso lo mettiamo a posto, e nella mi alzo dobbiamo aspettare che il numero di giocatori sia 0 per ammetterne altri 5. Quindi intanto date nomi per cortesia significativi. Se è il numero di posti al tavolo, non chiamatelo J, chiamatelo posti, chiamatelo in modo che quando anche voi e io leggiamo i codici risulta più chiaro. Più che altro, secondo me le cose da contare sono 2. Il numero di giocatori al tavolo e il numero dei giocatori in attesa, ok? Sono nei guai per... Io lancio questa proposta, provo a rifarlo invece che correggere, mi scusi. Perché non riesco a trovare la maniera di rimetterlo a posto. Allora, niente.
numero di giocatori che aspettano di giocare. Int potrei buttare un po' di dimissione. Int seduti, ovviamente inizializzare tutti a zero. Poi cognition, ok, to sit e cognition, ok, to ok, round. Quindi siamo un po' sopra, non so se ce ne vuole una terza. Adesso vediamo. Ricordatevi sempre la condizione: aspettiamo, facciamo, segnaliamo. Quindi allora, waiting to play più più più, ce n'è uno che aspetta. If waiting to play minore di 5, ok, ok, to sit punto wait. Non ho chiuso la parentesi apposta, perché dopo andiamo a verificare cosa ci serve. E dobbiamo decidere se togliamo il waiting to play, possiamo metterlo. Waiting to play meno meno, ok, if se non ci più if seduti minore di 5, ok, to sit punto signal. Questa così assomiglia molto a una sincronizzazione a barriera. Arrivi il primo, mi fermo. Arriva il secondo, mi fermo. Arriva il terzo, mi fermo. Mi arrivano 20. No, per la prima volta arriva il quinto. Il quinto salta questo. Ok? Quindi lui non è più in attesa, si siede e dice: ce n'è, se Luke è minore di 5, sì, allora sblocca il secondo, sblocca il terzo, sblocca il quarto, sblocca il quinto. Perché c'è questo if? Perché dopo, mentre staranno giocando, potranno arrivare lì in attesa di giocare 20-30. Quindi dopo, quando qua sbloccheremo il primo, perché partiamo con un altro round, ne sblocchiamo solo 5, qua ce ne possono essere anche 20 in attesa, non li devo sbloccare tutto, ma solo 5, ok? Poi mi siedo. Sono quelli che arrivano, io sono quelli che arrivano nella casa da Tomo, che aspettano che i 5 che sono seduti facciano un round. Spero che funzioni in così le case da gioco, perché non è. No, non è vero, ne ho viste in vita mia. A Las Vegas.
E la cosa che mi ha stupito appena atterrato a Las Vegas è stata la slot nei bagni dell'aeroporto. Infatti, dicevo, di solito ci sono distributori di vari materiali nei bagni e pensavo fosse uno di quelli, però è andato bene, è una slot. Ok, allora se già stanno lavorando da 5% sono arrivati a... non ho chiuso la parentesi. Ok, è lì, infatti l'ho detto quando ho detto non chiudo la parentesi. Allora mi siedo, gioco, lascio T per abbreviare e a parametro int int non so come chiamarlo, value. E qui corrisponde, è ancora una sincronizzazione a barriera. Int puntato uguale a 0. E abbiamo, mettiamo qua sotto, int valori di 5. Allora, valori di puntato più più uguale meglio. Tanto sappiamo che qui più di 5 non ci arrivano, perché il massimo 5 l'abbiamo sbloccato prima. If puntato minore 5, ok round, punto weight. A questo punto il primo si ferma, il secondo si ferma, il quinto assomiglia a quello. Il quinto passa e va, ma qui sappiamo che al massimo ne arrivano 5 da sopra. Quindi non dobbiamo starci a preoccupare di overflow del vettore o altro. Per come abbiamo costruito ne arrivano 5. Allora a questo punto posso dire anche con una variabile locale k uguale win di valori, dove win decide però da caso ci incasiniamo. No, va bene. K dice qual è il valore vincente, winner value. Quindi trova il massimo, ma lo pone uguale a meno 1, lo pone uguale al valore possibile se più elementi hanno trovato il massimo. E questa è una cosa sequenziale imperativa, scandite il vettore, trovate il massimo, se non è più 1. Allora a questo punto uno dice if k uguale uguale value, qui era simile a quello fatto dal vostro collega, però possiamo anche fare una cosa ancora più, perché noi potremmo decidere se il valore da ritornare è 4 o meno 1, ok? Lo potremmo decidere e poi dobbiamo stare a... dobbiamo... ma no, dai, è lo stesso, k è una variabile locale
manderei. Ok, round. Punto signal. Ok. E if K quadro uguale meglio, return 4 else return meno 1. Allora notate come funziona questo: arriva il primo, si ferma, arriva il secondo, si ferma, arriva il quinto, calcola il vincitore e calcola il valore vincente fra i 5 che ha a disposizione. E poi cosa fa? Manda avanti il successivo, quindi manda avanti gli altri 5. Quindi questo ha calcolato il valore K vincente e poi manda avanti questo che cresce dal monitor, che calcola il valore K, che calcola il valore K e così via. Quindi arriva al quinto, che calcola il valore K, manda la signal che va perduta, e qui vado sul discorso, mi importa, va perduta, buonanotte. Quindi tutti e cinque hanno a disposizione il valore K, che è il massimo. Adesso, prima che qualsiasi altro processo possa entrare nel monitor, questo dice sono il vincente, sì o no, e risponde. Questo dice sì o no, risponde, 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 risponde. Ok? E questi da o 4 o meno 1. Prego. Ma in questo modo può giocare chiunque, anche chi non ha capitale. Sì. Ma il fatto che il capitale sia maggiore di 0 lo controlla il ciclo esterno, il circuito lì, uguale il capitale. Questa è la vita dei processi. D'altronde il monitor non può controllare quanto capitale lei abbia, perché non ha nessun parametro a disposizione, non gli viene mica passato quanto capitale ha, sa solo quanto su quale numero lei ha puntato. Ok? Il croupier non fa altro che dare, nel senso buono o cattivo del termine che vogliate pensare, dai numeri. Cioè vedete qual è il numero vincente. Poi il fatto che lei abbia delle fiche da giocare o meno non interessa, perché l'importante è che lei se ha delle fiche o meno. La procedura win per esempio è stata K-1 se ci sono due uguali, cioè se due punteggiano. Sì, sì, in modo che così è il gioco che consiste con una funzione sola, ci tagliamo testa al toro. A quel punto è un valore diverso tra tutti, a tutti ritorna meno 1. Basta scriverlo a fianco appena. O se avete 5 minuti, non ci vuole tanto scrivere una procedura sequenziale imperativa che faccia la winner win. Non abbiamo ancora finito, cioè abbiamo una parentesi da risolvere. Prego. Ok. Allora a questo punto la esci. Arrivo subito, mi giro, mi chiedo, ti mando, mi giro. Quindi il valore intero va a prendere il parametro che prende come parametro la prova della procedura dopo, cosa rappresenta? Un numero random fra 1 e 6. Parametri attuali, parametri formali delle procedure, no, delle funzioni. Qui c'è un telefono che suona, non so. Campanello di casa. Al solito devo mettere in buchetta le pubblicità. Allora, non so che capita anche a voi, a casa mia i più irrispettosi della buchetta della pubblicità sono le pizzerie e i muratori bianchini che fanno i tagliandini piccoli, perché di solito i supermercati e le altre cose sono gentili e mettono le cose in buchetta quella comune. Non ho capito perché quelle delle pizzerie non devono essere pubblicità. Allora andiamo avanti e abbiamo la esce. La esce sicuramente deve dire se tutti meno meno.
ok? E proviamo, l'idea che mi viene è quella di dire x dell'ulti uguale uguale a 0 and waiting to play maggiore o uguale a 5, ok, to sit punto sigma. Quindi se poniamo che ci siano tanti in attesa, ok? C'è la fila per giocare. E ovviamente fino a quando rimane qualcuno a tavolo da gioco non posso fare venire avanti gli altri. L'ultimo che esce libera completamente il tavolo e dice avanti altri 5, ma avanti altri 5 se ce ne sono 5. E allora verrebbe da dire questa la mettiamo negata qua. Ora ok, vediamo se ha un senso. La esci, escono, quindi qua non fa niente. Quando esce il quinto, poniamo che ce ne siano 100 in attesa, dice avanti il primo, e quindi manda avanti il primo che manda avanti, e ce ne sono già più di 5, quindi ne manda avanti 5 e 5 si mettono a giocare, ok? Poniamo che non ce ne siano 5, ce ne siano 4, rimane tutto bloccato così, quando arriva il quinto, seduti a 0 e arriva il quinto e 5 si mettono seduti. Poniamo che ci siano solo quei 5 che escono e poi se la prendono calma dopo un po' rientrano, andranno tutti e due a 0. Quando tornano, ok, il primo, quindi ok to sit l'abbiamo un po' qui c'è un po' comoda in questo modo, non è vero che ok to sit sia vero sia da segnalare se waiting to play minore di 5 e se uguale a 0. O meglio, possiamo fare in modo che lo diventi così. Così abbiamo proprio l'invariante corretto. È come se avete in mente quando siete a pranzo ufficiale, non so se mai è capitato, che ci sono i posti a tavola e si va tutti nella sala e specie se ci sono delle signore, ci si pone tutti di fianco al tavolo in piedi, quando si vede che tutti sono arrivati al tavolo ci si siede insieme. È quello che fa questo monitor, è un casino estremamente educato questo. Infatti, vedete, qui segnalate che non c'è nessuno seduto, non c'è nessuno seduto, no, non funziona, scusate, non può funzionare perché sennò ci ho provato, perché sennò salta questo, no. Quindi non si può fare così, ci vorrebbe un altro contatore di quelli che sono abilitati a sedersi ma non si sono ancora seduti. Comunque, fino a quando, per sbloccare il primo che si siede, seduti deve essere uguale a 0. E questo ne sblocca 5, quindi seduti diventa 5, perché ce ne sono 5 in attesa. No, la signora del primo, quindi il 4 per 1
Perché la dice che ognuno gioca, un'unità e quindi tutti giocano uno. Il capitale viene incrementato di ciò che hanno, questo l'aveva trovato correttamente anche il vostro collega, se tutti giochiamo uno, ok? Se tutti giochiamo uno, chi vince ottiene 5 avendo giocato 1, quindi il suo capitale si incrementa di 4. Se invece perde, ha giocato 1 e guadagna 0, e quindi il capitale si incrementa di 1, ok? Sono fantastico, il puntato non viene mai rimesso a 0. La? Puntato. Ah, lo sono perfettamente. Però mi chiedo dove doveva essere rimesso a 0, dopo la vittoria o in fondo, prima dell'uscita? Lei lo può mettere a 0 in qualsiasi punto, se la mette qua, la mette a 0 5 volte. Un modo per metterla a 0 una volta sola potrebbe essere quello di metterla a 0 qua. Oppure l'altra alternativa è questo lo incrementa, questo lo decrementa, quindi questa è un'opzione, l'altra opzione è mettere qua puntato meno meno. Io l'ho incrementato, io l'ho decrementato. Tutte opzioni possibili. Dipende se vi piace di più la soluzione simmetrica ma un po' più inefficiente o quella simmetrica ma un po' più efficiente. Dopo la weight, quindi il quinto passa perché è a 5 e qua ognuno decrementa di 1 e lo ricopre. Va bene? Quindi andiamo a vedere. Quindi questo era questo. Luglio 2006. Quanto è lungo quello del 5 luglio 2006? Professore, giusto una cosa, potevamo anche mettere al vettore di essere incrementato in modulo 5? Che non cambiava nulla. Sì, l'unica cosa se tirava addosso a puntato uguale puntato in più modulo 5. Sì. Il problema è che... Vabbè, qua dobbiamo andare a controllare con 0. Vabbè, è un po' più criptico, ma potrebbe andare. Se invece l'incrementa continuativamente prende il modulo 5, poteva tirarsi addosso l'overflow. Se lo incrementava solo e poi prendeva il modulo 5. Andiamo a vedere questo, dice... Vediamo almeno di discutere con questo. È un monitor che è soggetto a starvation. Vediamo come fa questo monitor. Enter foo, exit foo. If direction minore di 0, direction uguale D. Waiting D
più passa il tema è diverso da D, enter condo punto weight, weight in D meno meno, pass in D più più, pass in D direction meno meno, enter condo direction punto signal, e pass in direction 00, direction uguale 1 meno direction, enter condo direction punto signal, if passing direction uguale uguale a 0, direction uguale meno 1. Ok, è chiarissimo. Che cosa fa questo monitor? Cioè fa passare i processi soltanto in un'unica direzione, fa passare i processi che hanno indicato in una certa direzione, e quando si verifica una condizione che non mi ricordo più, perché l'ho fatto tempo fa, allora inverte la direzione per poter far fluire i processi dall'altra parte. Questo è il tipico esempio di un ponte con capacità limitata. Quindi, cioè, è a senso unico alternato. È una strada a senso unico alternato con una capacità limitata. Quindi, vedete, se la direction è minore di 0, le direction possono essere 1 o meno 1. E se la direction è minore di 0, vuol dire che la direction è in, la strada è vuota, quindi la direction è non determinata. Nel momento in cui se la direction è minore di 0, il primo che arriva determina, va bene, adesso si va in questa direzione, poi dichiara di essere in attesa per passare di quella direzione, e se nella strada ci sono già max veicoli, oppure se ci sono o se la direzione di percorrenza è quella opposta, senso unico alternato, mi devo fermare ed aspettare che qualcuno mi dia il via libera. Se invece posso attraversare questa strada, dichiaro che c'è un in meno in attesa e un in più nella strada. Quando esce, cosa fa? Dice: c'è un veicolo in meno sulla strada in questa direzione. La prima cosa che fa, dice: mando avanti se ce n'è ancora uno in attesa nella mia stessa direzione. Quindi, se c'è la fila nella mia direzione, io continuo. Se ne libero uno, ne mando dentro un altro. Se per caso il numero di veicoli diventa 0, io inverto la direzione e do una signal. Dando una signal, quella signal viene presa dal primo in attesa nell'altra direzione, posto che ci sia. Se c'è, guardate lassù, fa waiting di meno meno, wait passing di più più, quindi passing diventa, si incrementa. Quindi lì in fondo, se passing direction uguale a 0, significa se dopo che ho mandato la signal non è passato nessuno, ho detto via liberi per quelli dell'altra direzione, non ce n'era nessuno, e quindi la strada continua a rimanere vuota nonostante abbia dato via libera. Significa che ho provato a dire via libera nella mia direzione, ho provato a dare via libera nell'altra direzione, la strada rimane vuota, non c'è nessuno. Quindi metto direction uguale a meno 1 e aspetto il prossimo. Questo monitor, dice il testo, crea starvation. È chiaro la starvation, dov'è? Dovuto al fatto che se continuano sempre a fluire i processi dell'unica direzione non termineranno mai, quelli dall'altra direzione non possono mai passare. Ok, e dice, scrivere uno di funzionalità equivalente, ma privo del problema di starvation. Continuano ad arrivare i processi da una direzione, quelli da un'altra parte sono costretti a star fermi. Esatto, e quindi sono in starvation. Starvation non è una condizione definitiva, è una sequenza di richieste che provoca un'attesa indefinita agli altri. Se cessasse questa coda di richieste, i processi non sarebbero bloccati.
Non basterebbe prendere quella enter quant direction signal alla seconda riga della seconda parte e spostarla in fondo, cioè quindi aspettare che cioè man mano che finiscono di passare sul ponte, quelli che vanno in quella direzione calano e quando arrivano a zero cambio la direzione e do l'ok e do la signal per l'altra direzione. Allora, il vostro collega propone di spostare la seta in fondo. Funziona? Non credo. Tra l'altro, primo pensiero ci vuole un S. Ci vuole un S perché sennò lei ha cambiato direzione e. Funziona. Io avevo pensato di mettere appunto un else, però non sapevo appunto se era giusto. Se la passing direction uguale a 0, ok, segue direction meno 1, altrimenti faccio passare un altro dal senso opposto. Cioè, alternando i sensi, faccio passare prima da un uno da un senso, poi faccio passare uno dall'altro. Vengo a scriverlo, forse ci intendiamo meglio, perché non vorrei dare una risposta che poi non è corrispondente. Cioè, l'unica cosa era aggiungere la condizione dopo il passo in direzione come vuole essere. Era il gesto. E non c'è nessuno dall'altra parte. Lasciare tutto quello che vuole, tanto. Dove lo mette quello? In che punto? Punto dopo l'ultimo if. Dopo l'ultimo if, scusa, non rimaniamo nella stessa direzione dell'altra, non c'è nessuno. Quindi cioè, lasci tutto, no? Sì. Cioè, per intenderci. Questo S lo metterebbe qui, lasciando questa sigla qua su. No, non serve a questo punto. Perché il problema è questa sigla qua su. Perché se continuano ad arrivare processi nella stessa direzione, qui cala di uno e qui ne inserisce uno, qui cala di uno e qui ne inserisce uno. Non è che, anzi, se lei qui passa in direction uguale a zero, qua mette un else e mi manda avanti qualcuno nella direzione opposta. Scusi, era non in quello più esterno, in quello più interno. Diciamo. Qua? Sì. Il pass in direction uguale a 0, direction uguale a meno 1, S, ma, scusi, però toglieva questo segno qua. Sì. Proviamo a pensare su questo. Se lei ne ammette N, a quel punto aspetta che, se non mette quel signal lì, aspetta che gli N se ne escano. Quando passing direction diventa uguale a zero, lei inverte la marcia. Invertendo la marcia, una shift qua, inverte la marcia. Invertendo la marcia, lei prova a vedere se ce n'è almeno uno nella direzione opposta. E se c'è lo manda avanti
altrimenti lo manda di nuovo nella sua direzione, perché ha fatto due volte uno meno direction, uno è lì e uno è là, ne manda anche uno. Sì, lo rimette nella direzione corrente. Questo toglie la starvation. Si può dire che non è particolarmente efficiente nel farlo, perché anche se ci sono solo processi che vanno in una direzione, di fatto ne fa passare max e fa liberare la strada, poi max e fa liberare la strada, ok? Sì. Però la starvation non c'è, quindi può essere una soluzione. Si poteva fare in modo più efficiente, ma questa è una soluzione che, visto che il problema chiede quello, lo risolve. È ovvio che sì, quindi non avrebbe avuto il punteggio massimo, ma quasi. Quando uno mi dice toglie starvation, però c'è anche scritto che funzionalità equivalente, non fate furbi di mettere una soluzione FIFO, dice non me ne frega le direzioni in cui va, io ne mando una alla volta o di qua o di là, quindi faccio un'unica coda e allora non ho starvation, bravo, però non è proprio l'esercizio che ti avevo chiesto. In tal caso avrei da ridire sulla funzionalità equivalente, qui no, qui è un po' inefficiente ma funziona, ok? Qualcuno ha qualche idea, grazie. Qualcuno ha qualche idea di una soluzione più efficiente? Ci sono varie soluzioni di questo, perché è una classe di problemi questi che c'è anche nella realtà. E c'è una classe di soluzioni a seconda di quanto vogliate complicarvi la vita. Una soluzione è quella di dire faccio la coda delle richieste, ok, e le mando avanti a blocchi, quindi se ho n richieste in una direzione mando avanti le n richieste in una direzione, però se poi me ne arriva una nell'altra direzione mando avanti quella nell'altra direzione. Oppure un'altra soluzione è manda avanti quelle in una direzione e fino a max e continuo a mandarle avanti se non ho almeno una richiesta nell'altra direzione. Se ho una richiesta anche solo nell'altra direzione aspetto che si svuoti la coda, ne mando avanti fino a max nell'altra direzione, poi inverto la coda e così via. Vogliamo provare a fare questo che sto dicendo ora, che è similare a quella che abbiamo fatto adesso. Vedete, qui se ne mandava 5 alla volta, quindi void enter name. If ho messo if direction minore che 0 direction uguale if passing d maggiore uguale max or direction diverso da d mm-hmm.
Lasciamo aperta quella là. Soluzione. Io avevo chiesto questo esercizio proprio perché non sapevo se la mia soluzione rendeva il monitor equivalente oppure no. Lo rendeva equivalente ma meno efficiente, questo è più efficiente, ma è una questione di gusti, stile. Ok, okay, prego. Sto utilizzando le richieste, soltanto le magari una volta di un certo
Sì, otteneva qualcosa di efficiente in un senso o nell'altro. Allora, economia di un esame. Si prende, si dà una soluzione in malacopia, si guarda che torni, si mette a riposo e si dice con questo mi sono già preso più che la sufficienza, la cosa torna. Vado a risolvere l'altro esercizio, risolvo il terzo, dico guarda mi sono rimasti 20 minuti, guarda che ti faccio vedere quanto sono in gamma, che ti faccio la soluzione efficientissima. Ok? Questa è l'economia di un esame. Guardate in faccia gli esercizi e considerate che ogni esercizio, sono tre, vi fa portare a casa un terzo del punteggio. Quindi per avere una sufficienza dovete farne uno fatto bene e un altro credibile. se ne avete fatti solo fatto uno fatto bene, non avete la grande sufficienza, questo va là per gli appelli, ma alla sufficienza non potete pensare di arrivare, ok? Due credibili sono sempre non grave sufficienza, ma dipende a quanto credibili, cioè se sono inefficiente vuol dire che si prende di solito l'80%, 90% del punteggio, dipende da quanto è inefficiente. Si incominciano a perdere punti seri quando proprio non tornano le sincronizzazioni, allora si perdono i punti seri. E non avere, quando si incominciano a vedere sincronizzazioni sbagliate, cose che non fanno match o cose di questo genere, si perde parecchio del punteggio. Ok? Sono già oltre le 10:30. Ci vediamo martedì prossimo. È vero che la prossima settimana è una settimana strana, ma martedì e giovedì le lezioni proseguono normalmente, non ci sono i Golden Gate, ok? Che vanno da domenica a domenica.